Incredibile quello che vi parlo in questo video, amici. Ha per protagonista Julie Copley, la quale ha deciso di andare a dare più nutrienti all'ora di pranzo per gli alunni della scuola di Vauxhall chiamata Radley's Primary School, dopo essersi accorta che diversi suoi studenti avevano creato, ma avevano sviluppato, delle abitudini alimentari abbastanza sbagliate, errate, non corrette a casa. Gli sforzi della donna, diciamo che hanno portato un bel premio nei confronti dell'istituto scolastico, ma quello che riferiscono i genitori è che si sono rivoltati letteralmente contro di lei, contro questa donna. Sono stata chiamata una donna nazista del cibo, ho ricevuto degli sputi addosso e sono stata anche minacciata. Sono state queste le parole che la donna ha utilizzato. L'abuso però è stato scoperto nel rapporto annuale da parte del Feeding Our Future. Bene. Dove la scuola ha vinto una bellissima medaglia d'argento che la donna ha introdotto, che la donna ha ricevuto anche in quanto ha introdotto questo nuovo modello di menù di dieta basato su frutta e verdura che sembra essere anche abbastanza buono. Vabbè. Però i genitori in qualche modo hanno condannato la donna in questione, l'ha etichettata come una nazista di cibo, vabbè. Anche perché ha eliminato la dieta dei bambini grassi. Tutti quei chiarimenti che poi a lungo andare, secondo me, possono creare i tumori di capri. Dal vostro narratore italiano è tutto. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Un caro saluto a voi e al prossimo video.